this call and there's an incoming flight. Gotta get myself down to Prague overnight. I'm never gonna make it. Cristiano, perché stai qui stamattina? Sto colorando. Questa è la settima edizione di Colora la tua città, una manifestazione che ormai, come ho detto, da 7 anni facciamo in collaborazione con la scuola Giovanni Bosco di Carinaro, riuscitissima tutti gli anni. Questa mattina purtroppo il tempo non è clemente, però nella speranza che non venga a piovere. Siamo qua con tutti i bambini, abbiamo raggiunto oltre le 300 iscrizioni dei ragazzi della scuola elementare, tutti si stanno divertendo e niente, è una manifestazione, come ho detto, che è riuscitissima come tutti gli altri anni, con la speranza che l'anno prossimo avremo ancora più adesioni. Quando siamo partiti 7 anni fa era una manifestazione senza tema, diciamo, facevamo la gara così e ognuno si dilettava a disegnare quello che voleva. Sono alcuni anni che gli abbiamo dato un'impronta alla manifestazione dandogli anno per anno un tema. Quest'anno il tema di quest'anno è un mondo a colori, praticamente come i bambini immaginano il loro futuro, il loro mondo nell'epoca di oggi, insieme ai loro genitori, e infatti si nota tutti i genitori che danno una mano ai bambini proprio cercando di aiutarli a capire che cosa incontreranno nella vita. Quindi, e poi è una giornata bellissima per stare all'aria aperta insieme ai parenti, nonni, genitori e tutti gli amici della scuola. Veramente è un'organizzazione meravigliosa, ognuno al suo posto, ben preparato, ben posso dire, organizzato bene con tutti questi ragazzi che stanno al lavoro, l'avete ben messo. Ognuno, i genitori che aiutano un po' i bambini a vedere un po'. Non dovrebbero, i bambini piccoli, proprio bello. Una città con dei palazzi, con 200 di pecore, con degli orti e con una strada con due macchine. Partecipano anche bambini esterni alla scuola, perché come dire, il disegno, la pittura, ma la fantasia in generale richiama sempre molti genitori e bambini. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto, come dire, il tempo un po' contro, come si può vedere insomma dalle riprese, c'è un po' di nuvoloso, un po' di vento e questo scoraggia un po' i bambini, però c'è sempre quella partecipazione e quel pensiero come tutti gli anni. Abbiamo regalato anche tanti gadget, merendine, acqua, e questo ci fa contenti. Noi della Prologo di Carinaro, come dire, facciamo queste attività per stare in mezzo alla gente e per far divertire il paese, insomma. Ho visto che i bambini stanno disegnando, stanno creando le loro opere d'arte. Sì. sì, si stanno divertendo. Questo penso sia la cosa più importante, il fatto di divertirsi tutti quanti insieme. Che poi ci sia un vincitore, vabbè, è normale, però l'importante è che prendano la gara come un divertimento. Speriamo che il disegno va bene e che vinga il Viva. Secondo di fare questa cosa oggi? Sì, che diverto. La devono fare pure l'anno prossimo.
Ogni anno. Il mio commento è un commento estremamente positivo, perché la Proloco organizza queste manifestazioni bellissime, partecipatissime, per la gioia di tutti i bambini e di tutte le famiglie. Per cui io, in qualità di assessore, voglio dire, rivolgo effettivamente i miei migliori complimenti a questa associazione, che è operativa sul territorio, sempre con manifestazioni di grande importanza sociale e culturale. E noi come amministrazione, io in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale, abbiamo patrocinato questa manifestazione, non solo questa, anche altre, e siamo fieri di averlo fatto. Quindi i miei più vivi complimenti alla Proloco.